Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovati su Cane di Coppia, Davide e Chiara Channel. Bene, questa sera mukbang con piadina farcita con prosciutto cotto, maionese e pomodori, farcite da mia moglie e cucinate da me. Buon appetito a tutti quanti, buon appetito amore. Buon appetito. Ah, il peso. Ma ti ho messo la maionese, amore? Qua? No. Hai messa tanta. Ragazzi, quella padella che abbiamo preso, quelle per le piadine, vengono veramente cotte bene. Ideale. L'ho fatta apposta poi. Si cuoce bene sia la piadina in sé che la farcitura. Per quella va bene anche per crearle da zero, capito? Sì. Secondo me quella piadina lì, ragazzi, quella padella lì. Per le crepe va bene. Per le crepe va bene, sì. Abbiamo fatto l'affare, ragazza, a prenderla. Poi l'impugnatura giusta, la vedi? Sì, ma un materiale, ragazzi, è pesante, sembra ghisa. Pesassi? Perché è bello pesante, massiccio, eh. Magari pietra, non lo so. Ragazzi, siamo arrivati alla fine. Alla fine, manca poco, volevo dire. Di cosa? Tra un po' si parte. Diciamo che queste qua sono le ultime vacanze, perché comunque anche a livello climatico, giusto? Sì. Sono finite, perché comunque non fa più quel caldo eccessivo di prima. Anche se tanti partono proprio come partiamo noi. Anzi, no. Altri partono oltre come partiamo noi. Beh, estate fino al 21 settembre, eh? Ma Milano, diciamo che con il tempo che c'è, sembra che che siano finite, diciamo. No, solo oggi che c'è, davvero, guarda quanto non è sole. Cioè, ragazzi, vi pensate che lunedì siamo già al 1° settembre, giusto? No, al 31 agosto. Lunedì 31 agosto, cioè praticamente, ragazzi, non è che siamo alle porte, ma quasi già per il Natale. Che bello, prima c'è Halloween. Con una festa che io mai festeggiato e mai festeggerò. In realtà hai festeggiato un anno con me. Abbiamo fatto la zucca. Beh, quello è bello, no? Vabbè, ma finché si fa una zucca, sì. Cioè, se io penso... Beh, praticamente siamo alle porte, siamo a settembre, no?
quindi automaticamente settembre, ottobre, novembre, dicembre, 4 mesi, siamo a Natale. 5 mesi, siamo già all'anno nuovo. Perché io, ragazzi, qua, faccio un calcolo, quando siamo a settembre... 8 mesi già estate di nuovo, giugno. Quando siamo a settembre dico, caspita, fra un po' già Natale, fra un po' già l'anno nuovo. E allora inizio a, la mia mente inizia a viaggiare, a fare i progetti. Quest'anno è il nostro primo Natale da sposati. Da sposati, il primo Capodanno da sposati. È vero. Vorrei portarla sinceramente in montagna per il Natale, per il Capodanno. Bisogna vedere tutto come va. Logicamente. Speriamo che passi tutto, che veramente sta cosa ha rotto davvero. Non passerà altro male. Grazie. Ragazzi, faccio il bis perché ho fame. Non so che te la ricordi. La prima finita. Quando torneremo dalle vacanze, dovrò fare ancora vacanze perché poi si ricominciano i lavori di ristrutturazione. Smettila. Quindi andrò a fare il... Secondo me la maionese nella piadina non ci va. No, ma tu l'hai messa? No, tu me l'hai chiesta. Ma perché pensavo che la mettevi anche te, amore? Ma cosa vuol dire? Perché tu fai quello che faccio io? Se la mettevi, non, infatti non la metto. No, ragazzi, io non la metterò più. È troppo. No, non ci sta, non c'entra niente la maionese. A parte che ne è stata troppa vitamina. No, si è sciolta, amore. Che si è sciolta bene? Perché te l'ho messa come te la mettevo di solito prima. No, ragazzi, è proprio una cosa obbrobriosa la. Cerca di toglierla col coltello, che così non la mangi. Vabbè, fa niente. Ma no, apri e togli, amore. Ce la faccio io. No, no, no. Cioè, tolgo. Cos'è che vi volevo dire, ragazzi? Ci va la rucola. Il pomodoro ci sta, ma la pomodoro maionese è buonissimo. No. La maionese no. Vedi come fila bene il formaggio però stavolta? Okay. Ma come gocciola sta maionese schifosa? Non ci andava proprio. Ma sapete perché io ho messo la maionese, ragazzi? Perché pensavo che mia moglie la metteva anche lei. Ma che cosa vuol dire? Io non l'ho mai messa la maionese nella piadina. Cioè mamma l'ha messa la maionese nella piadina. Non è Hello Kitty che ti guarda? C'è Hello Kitty che mi spia. È perché stiamo mettendo a posto, ragazzi, quindi men che non si dica. Comunque siamo non a buon punto, a buonissimo punto, è vero? Quanta roba ho buttato? Tanta. Che mi dice che sono. Che dicono che sono accumulatrice compulsiva. Ma quante cavolate. Se era se fosse stata veramente così. Non buttava neanche la scrivania rosa, i comodini rosa, niente.
ho buttato via tutto. Ma anche tanta roba di Hello Kitty ho buttato via, ragazzi. Vero, tantissima. Ma tanta. Perché comunque sono cose che non mi piacciono più, non mi interessano, però alcune cose le tengo. Perché quella lì per Natale suona il violino, poi c'ha le ali, che ovviamente quando si mette via si ripongono da un'altra parte le ali, una velina per non rovinarla, fa tutte le luci con la fibra ottica, sai, la luce fibra ottica, ed è molto carina. Ma voi lo sapete quando ho visto per la prima volta l'arredamento di mia moglie a casa sua, che eravamo fidanzati. E guardate là, quello che sembra un boccale di birra gigante, è in realtà, sono indecisa. E porta ciupa ciupa. A forma di coso di birra, l'avevo preso in piscina l'anno scorso. Acquatica. Sono indecisa se tenerlo o buttarlo, devo dire, perché comunque è un contenitore bello grande, potrebbe venire utile nella cucina nuova. Dentro al mobile, via, non in esposizione, no, perché è pacchiano, lo riconosco. Ma magari dentro, messo via, può tornare utile. Adesso vediamo, è in decisione. Anche perché bisogna vedere effettivamente cosa metterci dentro. Poi a fianco Hello Kitty è un ferro da stiro in verticale, quello che ho avuto in collaborazione, che è comodissimo, stira verticale. E poi là... cosa c'è? Poi abbiamo... ci sono i sacchi della spazzatura, c'è la bu dell'acqua calda, così shabby chic, così shabby chic, sì, delle scatole di It, quelle da collezione che vanno insieme ai DVD, una che la scatola la butto perché non me ne faccio niente. E... vabbè, sono cose da vedere, da tenere o da buttare. Sì, e poi ci sono i guanti, perché ragazzi, meglio essere prudenti, abbiamo fatto scorta di alcol e di guanti, non si sa mai. Facciamo corna, che non debbano servire, adesso che si trovano, il mio consiglio è... e fate scorta soprattutto anche di mascherine e di... ma non siate egoisti, lasciatene anche agli altri. E fate scorta anche di mucchine, ma sempre da lasciarla alla cena agli altri. Adesso che si trova, potete prenderle, e ce n'è per tutti. Dopo saranno dolori. Dopo, appunto, speriamo appunto che non debbano servire. Speriamo che ognuno di noi si comporti a dovere. Comunque c'è tanta gente che viaggia senza mascherina. Io li muterei quelli, ma non dando 400 euro di multa, dandogli 1000 euro. Ma anche quelli che vedi passare, tipo i negozianti, sai, quelli che hanno i box tipo Tin così con la mascherina abbassata. Ma non ti vergogni, tu sei il primo che deve dare l'esempio di tenere sulla mascherina. Ma che vergogna. Ragazzi, io ve ne devo dire una perché questa fa troppo ridere. Cioè, noi le regole di disinfettare le mani in ogni posto dove andiamo. Sei sempre sulla mascherina, lo rispettiamo sempre. Cioè, teniamo su anche all'aperto, dove comunque c'è tanta gente. Se non c'è gente, ok, l'abbassi, giusto un attimo. Se no, ce l'abbiamo su anche per strada. Su Facebook all'incirca due mesi fa, o no, un mese fa, due sono troppi. Sapete che postano tanti video, no? Una maionese. Ti sei lamentato per la maionese, la vai a mangiare? Lasciala cadere giù, che fa schifo. Comunque la prossima volta non te la metto la maionese, perché comunque fa male. Acida. Non è che acida, è ingrassa ancora di più. Mi stavo dicendo, beh, con questo video... beh, con questo video su Facebook c'era un uomo anziano che stava mangiando, ci aveva la mascherina, il cappellino, sotto la sotto la visiera aveva messo un gancetto che passava un filo, no? Attaccato al polso. Col movimento della mano, quando prendeva la forchetta in mano per portarla alla bocca, cosa succedeva? Che si apriva questa mascherina. No, che genio. Si apriva la mascherina, quando chiudeva si chiudeva, lui masticando a bocca chiusa, la mascherina rimaneva, si apriva solamente quando prendeva la forchetta che la portava alla bocca, col movimento era attaccata al polso il filo. È genialità. Si apriva la mascherina, poi si chiudeva. Dovrebbe fare il brevetto di sta roba. Vabbè, speriamo che non serva. Però passami il pomodoro che ho tagliato, che devo buttare. Vedete, ragazzi,
non sto sprecando il pomodoro, questo è proprio il fondo. Cioè, chi è che mangia sta roba? Nessuno. A me non la mangiamo sta roba, so voi. Ah, le cose che intravedete, e sono le cose che abbiamo tirato fuori ancora dai scatoloni, che sono da lavare e mettere via nel mobile. Fai vedere che carino quel portanoci con lo scoiattolino? Preso da MG. No, questo qua l'ho preso da Esselunga. Ah, sì, scusa, da Esselunga. MD è quello del Pasquale? Beh. Guarda che bello. Con questo scoiatolo, appunto, se le ghiande, porta ghiande, porta noccioline, porta noci. E queste sono le cose che si usano nelle occasioni, nei servizi. E quindi va lavato e messo via. Se lo volete, contattatemi. No. Io penso... Sto calcolando che massimo entro Natale, sarà tutto a posto. E deve essere assolutamente montata, elettricità, punti luce, cioè impianto elettrico fatto, e anche il pavimento, perché questo pavimento è osceno. Ma questo sì. Comunque mai più maionese nella pedina. No, io non te la metto più, guarda, se me la chiedi non te la metto. È stata immangiabile per colpa della maionese. Però ne mangiate due. Tanto se era buona cosa faccio? Ma perché avevo fame, ragazzi. Non c'è il piatto? No, sai che la pedina quando è buona... Però due saziano, eh. Cioè due... Una sazia. Meno male che tanta maionese è caduta sul piatto. Bene, to. Finisci l'acqua? Ho preso l'acqua, mia moglie mi ha chiesto l'acqua, siamo arrivati a casa e l'ho vista nel sacchetto. Me lo sono dimenticato, vabbè, la beviamo adesso, non è che va buttata. Ce l'abbiamo bevuta. Bene ragazzi. Comunque super consigliati i bitter dell'MD, sono buonissimi. Bene ragazzi, io spero che questo mukbang fatto con due piadine vi sia piaciuto, che io vi abbia fatto compagnia nel cenare, nel pranzare o nell'occasione che vedrete questo mukbang. Io vi auguro un buon sabato sera, un buon weekend e mi raccomando ragazzi, hashtag teniamo sulla mascherina e niente, io vi mando il solito bacione, il solito yeah e ciao!